Grazie Presidente. Ma noi ci troviamo oggi di fronte a un tema che abbiamo discusso in più di un'occasione. Io non mi soffermerò su una premessa che diciamo abbiamo fatto già in più di un'occasione, la cito solamente, e cioè da un lato la preoccupazione per la situazione in cui versa la società, la consapevolezza di dover fare delle scelte purtroppo anche dolorose, la necessità, l'obbligo anche morale di questa amministrazione di cercare di ridurre il più possibile l'impatto, soprattutto di tipo occupazionale, ma da un lato, lasciatemelo dire, anche la consapevolezza da parte nostra che se qui in questo Consiglio l'opposizione non avesse posto il problema convocando, chiedendo la riconvocazione straordinaria di un consiglio tematico, se non avessimo premuto sul pedale dell'acceleratore, se non fossimo riusciti, questo certo grazie alla maggioranza, questo sì, a far passare un ordine del giorno che diceva chiaramente alcune cose, se non avessimo fatto questo nell'ultimo mese, più o meno, noi qui probabilmente saremmo ancora ad ignorare ciò che stava già accadendo da tempo in quella società e probabilmente avremmo portato ancora di più la società contro un muro. A me fa piacere che dopo questo percorso che noi abbiamo innescato e abbiamo condotto, la Giunta e il Presidente si siano dedicati alla materia. Abbiamo sostenuto anche nell'ultima occasione la volontà di fare, diciamo, quell'indagine conoscitiva con la società di revisione che ha fatto una due diligence per capire bene nei particolari, visto che ogni aggiornamento ci dava una situazione diversa e peggiore. Siamo, come dire, tristi nel constatare tutti insieme che purtroppo le previsioni e le valutazioni che avevamo fatto in tempi non sospetti sono non solo vere, ma ancora un pochino più di vere. E allora, visto che noi avevamo posto a suo tempo la necessità di intervenire, anche in maniera determinata, avevamo noi messo dentro, diciamo così, l'agenda di discussione, la questione dell'equidazione, oggi evidentemente non possiamo che guardare con favore a questa delibera e a questa, diciamo così, richiesta, come c'è scritto, delibera di indirizzo da dare ai rappresentanti della provincia di Milano dentro Milano Metropoli. Per cui noi, diciamo, con questa tristezza di fondo, consapevoli della situazione, pensiamo che si debba andare effettivamente in questa direzione, ci sono due o tre valutazioni che noi, come Consiglio provinciale, però dobbiamo mettere nero su bianco, diciamo, dobbiamo mettere a verbale. Da un lato il tema del, diciamo così, tentativo, io poi su questo leggerò un passo della delibera, di capire ciò che non è più recuperabile e ciò che è recuperabile. Qui non si parla in maniera esplicita, se non in un passaggio dei revisori, del tema di BIC. Io su questa cosa, per esempio, mi piacerebbe che ci fosse un approfondimento perché semplicemente non è stato affrontato. E poi c'è il tema dell'incubatore. Torno su BIC un attimo. Da quanto avevamo già iniziato a capire, mi sembra anche nella relazione, le condizioni di BIC sono, non so se altrettanto complicate rispetto a quelle di Milano Metropoli, ma sicuramente non sono positive. Per cui capire rispetto a questo, in questa discussione, che direzione si prende. L'altro tema è quello che è strettamente legato dal punto di vista funzionale a BIC ed è un po', diciamo, nella mission di Milano Metropoli, che è il tema dell'incubatore. Per cui l'incubatore, cioè una realtà vera, che ha prodotto risultati, che tuttora è viva, che, come dire, rischia di venire trascinato insieme al resto della situazione, ma cercare di capire come, in che termini si possa salvaguardare una realtà che non è l'unica che c'è a Milano, ma è sicuramente una delle principali che c'è a Milano e che dà un valore aggiunto, proprio per chi, come me e come noi, fa del tema dell'impresa un tema inestricabile da quello del lavoro, e in questa fase così complicata è evidente che avere sul territorio
delle realtà che aiutano l'impresa è un elemento evidentemente molto importante, per cui capire se, come e in che termini si possa provare. Adesso io non so se voi intendevate questo nel passaggio in cui dite, lo leggo velocemente, ciò, cioè lo scioglimento anticipato della società e la liquidazione, non preclude tuttavia che gli enti interessati, tra questi la provincia di Milano, vogliano rilanciare anche nel breve termine e a fronte di un processo di liquidazione in corso, il ruolo della società secondo modelli organizzativi e un piano industriale ora non esattamente definibili, ma prefigurabili a sostegno e giustificazione di un'efficace ed ordinata crescita economica e produttiva del territorio milanese. Allora, provo a fare due traduzioni. Se la prima traduzione è la tesi che qua, per esempio, il dottor Mascaretti ha provato a portare non nell'ultima, nella penultima, credo, delle riunioni che abbiamo fatto, cioè è ancora possibile salvare Milano Metropoli, facciamolo, mi sembra che questo non sia possibile, sarebbe in contraddizione anche con il resto della delibera. Se invece la traduzione corretta è più o meno quella che io prima ho provato a proporre, cioè cerchiamo di capire delle altre realtà se cosa si può salvare in che termini, invece io penso che questo sia da approfondire e per cui se leggo, ma chiedo conferma, in questa chiave mi può trovare favorevole. L'altro tema è per cui da un lato ho detto dal punto di vista funzionale la società e la sua funzione dentro nella realtà produttiva, economica di quella parte di territorio. Dall'altro il tema occupazionale, che è una cosa che noi abbiamo segnalato da subito, che è particolarmente rilevante, ma che credo debba essere in cima alle nostre preoccupazioni. E per cui qualsiasi piano di liquidazione, qualsiasi liquidatore che venga chiamato a entrare anche in profondità necessariamente in quella situazione, noi dobbiamo dargli formalmente, io intendo, il mandato di provare a, insieme e noi con lui in termini di istituzioni e di altri soggetti che ci possono essere in giro, per cui facendo regia anche noi, il mandato di cercare di salvaguardare il più possibile il tema occupazionale. Sì, è una delle quelle cose, come adesso ricordava Nitti, che abbiamo anche scritto, eccetera. Questa cosa qua è una cosa particolarmente sentita, io credo da parte di tutti, non voglio arrogarmi il diritto, come dire, di avere l'esclusiva di questo tema, ma questo è assolutamente fondamentale, perché lì adesso ci sono tanti lavoratori in una società economica come la nostra, la Lombardia, dove ci sono solo piccole e piccolissime imprese, che sono il 95% delle realtà imprenditoriali della provincia di Milano, 95%. Una realtà come quella che favorisce poi il tessuto economico locale di una ventina di persone, come dire, cambiando le dimensioni nel corso dei decenni diventa una media impresa, per cui quei problemi che ci sono in giro anche di ricollocazione, capire come e in che termini la provincia può svolgere un ruolo attivo attraverso per esempio le funzioni che vengono svolte per altre crisi industriali, per cui fare un tavolo di crisi industriale e insieme anche agli altri soci e anche altre realtà che ci sono, penso alla Camera di Commercio piuttosto che altri, costruire dei percorsi che sono percorsi di mantenimento, se alcune realtà possono essere salvaguardate, o di uscita guidata, con anche, diciamo così, la speranza che poi alcuni di questi dipendenti, quelli che si dovessero verificare, fossero, diciamo così, in sovrannumero rispetto agli interventi che si devono fare, magari non riescano anche autonomamente, in funzione delle proprie capacità, dei propri rapporti, della propria professionalità, a ricollocarsi autonomamente sul mercato. In quel caso io credo che sia nell'interesse di tutti agevolare questa uscita, non porre condizioni per esempio temporali, perché questo serve alla società e serve evidentemente a tutti. Per cui a me sembra che in linea di massima la delibera vada bene, anche perché mi sento di dire rispecchia in maniera sostanzialmente fedele proprio quell'ordine del giorno che è passato il Consiglio provinciale di cui noi siamo stati promotori. Consapevoli che si deve fare un po' di più di quello che magari ci può essere scritto in una delibera, però
che sono quelle due cose che dicevo, provare a capire lì quale può essere l'indirizzo che si prende e questo tema dell'occupazione, occupazione, che deve essere al centro della nostra attenzione. Vi chiedevo un paio anche di approfondimenti, di specifiche, perché ritengo che siano rilevanti anche rispetto agli impegni che la provincia si può assumere.